E buona epifania, amici di Chef in Cucina, buon 2019, che bello partire con la nostra pasticceria insieme al grandissimo Angelo Di Masso. Grazie, bentornati e buon 2019 a te, famiglia. Grazie. E soprattutto ai nostri telespettatori che ci seguono. Eh sì. Auguriamo in dolcezza un 2019 pieno di soddisfazioni e che ognuno possa raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni. L'abbiamo detto insieme. Sì. E poi oggi noi, per celebrare questa festività, l'Epifania, che in realtà è una festa che ci lascia sempre un po' tristi, perché insomma finiscono le vacanze natalizie, ma in realtà secondo me invece è una bellissima festa, perché chiude un periodo importante però apre sempre nuove porte. E quindi noi, per celebrare questa festa, volevamo proporre, sappiamo che ormai la Befana è andata, però anche per l'anno prossimo, o comunque farvi vedere come si può fare una calza della Befana per i nostri bambini mettendo all'interno dei dolcetti fatti in casa. Certo, sì, questo è il marzapane, pasta reale. La differenza sul marzapane è che si cuoce lo zucchero. Nella pasta reale si prendono in proporzioni uguali sia la mandorla bianca pelata, sì, che se non si trova al mercato la mandorla già pelata, si può far bollire con dell'acqua, sì, e poi si può levare la pellicina, far asciugare, e dopodiché il giorno dopo si può utilizzare per fare questa operazione. Okay. Ora, come le mandorle queste atterrate? Sono? Queste sono mandorle bianche pulite con lo zucchero, okay, che si fa granire, si mette sul fuoco sempre acqua. Ah, come ci hai fatto vedere? L'ho fatto l'altra volta. Sì. Si aggiungono le mandorle leggermente tostate, okay, dopo che si fa a 116 gradi, si ferma la cottura, si mettono le mandorle, energicamente si muove, a fare attenzione a non scottarsi, perché sì, comunque lo zucchero lascia i segni quando se va a finire, sì, tantissime volte. E anche quando c'è un po' di sonno viene svegliato dall'intensità della cottura, questo è sicuro. Dopodiché si fanno granire in questa maniera e si lasciano raffreddare. Dopo che sono le mandorle raffreddate, le facciamo raffinare. Se non abbiamo una raffinatrice, che sono dei cilindri in pietra che praticamente fanno poi diventare in pasta in questa maniera le mandorle con lo zucchero. Quindi tu vuoi dire che il marzapane, prima di essere così, è così? È così. Non ci Perfetto. Posso credere. Sì, sì, sì. Questo non è trattato. Ci stai dando naturale, 2-3 ricette in una. Che meraviglia. Ecco, qui si possono fare tantissime cose. Si possono fare dei cioccolatini, degli snack. Veramente con questa base si può fare realmente tantissimo, a fantasia e piacimento, sì, delle persone che sono a casa. Sono tantissime casalinghe che ci seguono e sono veramente brave. Seguono soprattutto te, voglio dire, insomma, in questo che stai facendo. E allora oggi quello che noi andiamo a proporre, facciamo dei pasticcini con delle ciliegie all'interno, ricoperto dai nasini, che ai bambini piacciono molto, sì, vedere il colore, no, anche nella fantasia. E poi andremo a far vedere come si può realizzare un piccolo coniglietto, un cagnolino, sì, con la pasta di mandorle. Perfetto, iniziamo anche. Allora, perfetto, io mi faccio un attimino un po' di spazio. Prendiamo la pasta di mandorle o marzapane, così come ognuno... Queste sono quelle lì, sono praticamente schiacciate. Ecco, quello che dicevo. Tritate finamente. Che mi sono, sì, sì, tritate finamente. Allora, se non abbiamo, come dicevo... Allora, si prende un cutter, prima le sminuzziamo con un coltellino, okay, poi si mette poi dentro si un cutter. Allora, se per non portare troppo calore al cutter, possiamo fare che cosa? Far bollire 100 g di acqua con 120 g, 130 g di zucchero, si porta in ebollizione, si fa raffreddare e si aiuta questa glassa di zucchero, si immette con il 2-3%, 4% a seconda della grandezza del cutter che noi abbiamo, questo sciroppo, perché aiuta, fa sforzare di meno le lamine del coltellino che è all'interno della macchinetta che noi abbiamo, sì, perché se dovessimo mettere solo le mandorle così, il motorino potrebbe, okay, soffrire e poi alla fine andiamo a rovinare. E facciamo questo tipo di operazione, un po' per volta, si fa lavorare bene la mandorla, si fa raffreddare se si scalda un po' troppo e dopodiché si continua l'operazione. Anche in questa fase, se le nostre casalinghe o chi ci segue vuole aggiungere del liquore, si può fare benissimo, oppure aromatizzare. Ora, in questa
In questa maniera mettiamo, facciamo un salsicciotto, sì. Facciamo dei piccoli buchi sul salsicciotto. E che ci mettiamo? Adesso ti faccio vedere, sì. Tagliamo a secondo della dimensione, ovvio, che noi vogliamo realizzare, dei pezzettini. Prendiamo le nostre ciliegie amarene. Ma che belle, queste sono le denocciolate. Rivestiamo, sì, denocciolate. Che belle, posso si fare? Si può fare, come no? Ma che bello! È un pasticcino semplicissimo, ma allo stesso tempo è ovvio che ci si possono mettere anche della frutta candita che noi possiamo fare a casa, a secondo della stagione. Nel periodo estivo si possono utilizzare delle fragole semi candite, mettere del cioccolato, qualunque cosa. Sei bravissima, ti assumo in pasticceria. Io, guarda, non me lo dire perché accetto volentieri. Perfetto, va benissimo. Quindi facciamo così, perché si sono attaccate meglio però. È un'idea, sì, a volte magari capita che è un po' più asciutta la base, basta riutilizzare sempre lo stesso sciroppo di acqua e zucchero che ho detto magari, prima. Sì, li mettiamo sulle mani così pochettino. Diventano un po' più. Ecco, facile. Questa è un'operazione, allora, tanti usano, io preferisco sempre avere, come ti dicevo anche l'altra volta, avere le mani sempre pulite, fare un'operazione per volta. Prima tagliare, poi mettere le ciliegie amarene, lavarmi le mani, così. Dopodiché sì, questo è buonissimo. Però io vorrei dare un ulteriore aiuto alle nostre casalinghe. Sì, facciamo qualcosa di particolare. Allora, proviamo a immaginare che questo pesi 100 grammi. Sì. Allora, per fare, facciamo un coniglietto. Sì, che bello. O si può fare un orsacchiotto, quello che si vuol fare. Adesso, per semplicità, facciamo un coniglietto. Okay. Il 70% lo facciamo o disteso, utilizziamo per il corpo, e il 30% per la testa. Si fa sempre una sfera in questa maniera. Guardate che manualità. Dalla base delle mani, dopodiché si fa tipo un caciocavallo. per intenderci, no? Okay. Vedete? Sì. In questa maniera. Proprio il caciocavallo. Sì. Si incide. Ed ecco il coniglio. Allora, il coniglietto della base del con le zampe. In questa maniera. Oddio, che bello! Poi con il restante. No, facilissimo. Sì, sono. Che belle zampone che gli hai fatto. Ecco, no, sono. Bellissimo. Poi. Sempre la solita. Lo stesso. Stesso caciocavallo. Vale, per ogni tipo di lavorazione che noi andiamo. Ora immagino stiamo facendo l'orecchio, giusto? A eseguire, sì. Si fa un'incisione alla metà dell'orecchio. Sì. Si piega a un lato. In questa maniera prendiamo per fare. Che bella lavorabilità che ha questo impasto. Gli occhietti, lo facciamo. Il naso. Beh, così un po' triste. Un po' arrabbiato. Lo facciamo un po' più allegro. Sì. Mettiamo in questa maniera. Prendiamo un altro po' di marzapane, gli facciamo la coda. E un ciuffetto, poi gli facciamo il nasino. Sì. Che lo mettiamo davanti. Sì. E con quest'altro marzapane. Poi è ovvio, se si possono utilizzare dei colori, del cacao. Se uno non li ha e ama, come me, non usare troppi coloranti, sì. Prende il cacao, lo diluisce con un po' dell'acqua calda. E poi io posso dire un altro segreto. Sì. Un altro segreto, dico sempre una pasticceria, sono accorgimenti. Se uno volesse fare un disegno, prendiamo il marzapane, sì. Lo stendiamo, lo lasciamo asciugare leggermente, facciamo un disegno, un volto, qualunque cosa essa sia, si va a bucherellare tutto il disegno, tutti i contorni all'interno e all'esterno, lo si mette sul marzapane, prendiamo del cacao mettendolo dentro una garza, si va a punzerellare su tutto e riesce il disegno perfetto. Che meraviglia. Solo col cacao, acqua e cacao, per tantissime pittrici che noi abbiamo di casalinghe che fanno di tutto, si può fare un disegno e decorare una torta con ingredienti semplici, naturali e senza coloranti. Io quello che dico a tante mamme di far mangiare, soprattutto ai bambini, pochissimi
coloranti. Infatti. E soprattutto conservanti. Assolutamente, Angelo. Ecco qui. Sono d'accordissimo. Mettiamo insieme i nostri dolcetti. Che belli, Angelo. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a te, Gianni. Veramente bellissimo. Guarda, io mi sono divertita oggi nel fare queste cose grazie, insieme a te. Grazie. Ti ringrazio anche per la lezione di arte che ci hai dato, perché è vero, secondo me la cucina, la pasticceria e l'arte sono collegate da un fil rouge che le tiene insieme. Quindi è, sì, proprio, è proprio così. E tu ce l'hai data la dimostrazione. Grazie. Grazie Angelo, grazie a tutti voi per essere stati insieme a noi. Buona Epifania a tutti. Ci vediamo domani.